primo anno di riunione del tavolo tecnico sulle malattie infiammatorie croniche intestinali è stato positivo. Ci sono discusse varie tematiche di politica sanitaria, come l'approvazione dei nuovi LEA, come la creazione del registro nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, molto importante per avere stime reali di quanti pazienti ci sono in Italia, e anche per l'allocazione dei fondi di ricerca per poter permettere lo sviluppo a chi ha idee e le può portare avanti.